Carlo Siviglia, parlamentare eletto nelle file del Movimento 5 Stelle a Napoli, membro della Commissione Esteri alla Camera. Siamo alla vigilia di un importante dibattito parlamentare sulla guerra in Medio Oriente. Trova convincenti le confuse opinioni del governo? Io onestamente non credo ci sia stato ancora e forse mai ci sarà questo dibattito parlamentare. Credo che la riunione di commissione che abbiamo fatto l'altro giorno con i ministri Gentiloni e Pinotti abbiamo delineato una linea che assolutamente è appiattita su quelle che sono le posizioni filoatlantiche, quindi non filo italiane ma filo atlantiche, e che non ci dia un quadro preciso su quello che si voglia fare per le prossime azioni che ci saranno. Lei ritiene che l'Italia debba andare in guerra? E se sì, come? Ma io ritengo che attualmente ci sono delle statistiche del Global Terrorism Index che ci dicono che solo nel 7% dei casi con un intervento bellico si sia riusciti a superare quella che era la crisi terroristica del momento. Quindi significa che c'è un 93% dei casi in cui si interviene in maniera bellica, ma le cose peggiorano. Dal 2001, da quando è cominciata questa sorta di guerra al terrore, al terrorismo, sono stati spesi 4,4 miliardi di dollari e sono aumentate il numero di organizzazioni terroristiche fino a 45 sigle. Quindi sicuramente questo approccio che abbiamo avuto finora deve essere completamente modificato. Il Movimento 5 Stelle per questi motivi è assolutamente contrario a un intervento sia aereo sia maggiormente ancora di terra, anche perché rischieremmo oggi come oggi, se intervenissimo e in Siria e in Iraq, rischieremmo che 14 milioni di persone, potenziali profughi, raggiungano disperati i confini europei, anche perché abbiamo un paese come la Turchia in mezzo che non è assolutamente collaborativo. Tra i commentatori attualmente prevale l'opinione che la Russia abbia modificato la partita nello scacchiere geopolitico. In questo caso non del tutto a svantaggio dell'Europa, perché l'interesse russo coinciderebbe in parte con quello europeo, impedendo di fatto l'aumento del numero dei profughi. Lei ritiene che dobbiamo andare ad uno scontro contro Bashar al-Assad, oppure vale di più la pace anche attraverso un possibile ed eventuale dialogo politico? Io dico che Bashar al-Assad non è un santo, sicuramente non è il migliore dei governanti possibili, però qualcuno ce l'ha messo, qualcuno l'ha finanziato. Mi ricordo benissimo le fotografie degli Stati Uniti che fino all'altro ieri andava bene, qualcosa è andato storto, evidentemente hanno questa abitudine continua di destituire dittatori che probabilmente posizionano loro in qualche strana maniera. Vedere Gheddafi, vedere stesso Saddam Hussein, insomma, prima c'è stato un finanziamento, poi negli anni non va più bene, si cerca di destituirlo. Io credo che l'intervento di Putin in questo caso sia stato, condanno l'intervento militare diretto, però credo sia stato smart, nel senso che è molto più chiara di quella che è la soluzione proposta da Obama. Cioè, oggi Putin dice: sosteniamo Assad, che poi magari in un secondo momento possiamo andare a contrattare con lui per capire qual è la soluzione di uscita reale, però dobbiamo dargli una forza che oggi Assad chiaramente non ha. L'alternativa qual è? Non parlare con nessuno, destituire Assad e probabilmente lasciare la Siria e Damasco in mano all'ISIS. Cioè, queste sono le due visioni. Attualmente credo che sia molto più intelligente appunto la soluzione proposta da Putin. Chiaramente io penso sempre a una cosa, quando mi si chiede: ma allora come si concilia questo con la posizione del non intervento? Si concilia con un semplice motivo: certe cose vanno previste, vanno organizzate prima. Tutti sapevano che nel 2009 al sud della Turchia terroristi di Al-Qaeda, che poi oggi sono diventati ISIS, che poi oggi magari dall'esercito di Free Syrian Army poi passano all'ISIS, si addestravano in Turchia. Turchia nel 2009 era ancora, è sempre stato un paese NATO. Quindi se non diciamo nulla allora, chiaramente le situazioni ci esplodono in mano. Pare che il governo abbia una linea generale non molto chiara, oltre al limite imposto dall'articolo 11 e ai vincoli imposti dagli impegni internazionali. Accordi quali il Patto Atlantico sono però stati siglati in nome del popolo italiano. Lei ritiene che il popolo sia consapevole di cos'è la NATO? Io credo che oggi ci sia una difficoltà anche a concepire tutte queste istituzioni internazionali che dicono a parole di rispettare la sovranità popolare. Parliamo di NATO, parliamo di Unione Europea, parliamo di ONU stessa. Cioè, ci sono delle difficoltà oggettive oggi in questo tipo di istituzioni che in molte delle situazioni sembrano superate. Oggi la nostra appartenenza alla NATO ci costa, per
perché ci viene imposto da queste organizzazioni di mettere le sanzioni alla Russia, ad esempio ci costa il 20% del nostro interscambio commerciale su un settore fondamentale che è quello dell'aerospaziale italiano, che è anche un'eccellenza. 1,7 miliardi di euro di interscambio con la Russia andati in fumo a causa di queste sanzioni. Io ho degli imprenditori che mi chiamano al telefono continuamente per capire come devono superare questo tipo di difficoltà. Allora, se questo deve essere il costo che noi dobbiamo pagare per stare all'interno della NATO senza nessuna contropartita, credo che questo non sia più. È qualcosa di superato. La NATO è qualcosa di superato, tenendo presente che in nome della NATO, in nome della pace, in nome di mettere a posto, di esportare democrazia, di fatto poi bombardiamo per sbaglio un premio Nobel come Obama, magari bombarda un ospedale civile di Medicine Sans Frontières, e questa è una cosa che non deve accadere. È necessaria forse una discussione pubblica per informare il popolo di tutto quello che realmente sta accadendo e degli impegni internazionali che abbiamo? Ma forse è necessario anche girare il mappamondo ideale che abbiamo tra le mani, bisogna un po' iniziare a spostarlo, a vederlo da altre prospettive. Cioè, oggi non siamo più noi il centro, gli Stati Uniti non sono più il centro, una gran parte degli scambi intercommerciali, che è quello che ci interessa, la prosperità e il benessere delle persone, viene condotto in altri posti che non sono gli Stati Uniti, non è l'Atlantico. Cioè, c'è qualcos'altro, quindi tutta la parte del Pacifico, l'Asia, l'Indonesia, tutti dei posti che oggi non vengono considerati, che si stanno anche organizzando in maniera differente, ad esempio come una delle organizzazioni che sta venendo fuori è quella dei BRICS, cioè il Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, ci sono i paesi dell'ALBA, quindi l'alternativa bolivariana, esistono delle organizzazioni differenti rispetto a quella della NATO e secondo me è assolutamente opportuno che l'Italia si guardi un attimino più intorno.